amici del grande basket e soprattutto amici di Telegolfo, benvenuti al Pala Fabiani di Formia. Scusate l'esitazione, ma c'è un po' di fiatone, abbiamo fatto le cose tutte un po' di corsa, pronti per uno degli ultimi appuntamenti di questo campionato che vede il Meta Formia Basketball ambire alle posizioni ormai di testa della, in attesa della post season dei playoff. Quest'oggi il Meta affronta la Petriana Roma, una partita sicuramente fondamentale per definire appunto quale sarà la griglia dei playoff di fine stagione. Andiamo a dirvi subito le squadre in campo. Il Meta in campo con Di Rocco, Polidori, Coronini, Rodriguez, Varga, Mannarelli, Porfido, Perez, Norbedo, Massaro e Meschino. Per quanto riguarda invece la Petriana, Guagliardi, Gallicola, Tozzi, Reali, Diedu, Gori, Manzutti, Martinelli, Ficini, Zoffoli, Gasperini, Gai e agli ordini di coach Sebastiano e Fabiano Mocci. Tutti pronti per la pala 2, i due arbitri sono Pierluigi Collura di Roma e Silvio Faro di Tivoli. Il primo possesso è della squadra di casa allenata da coach Di Rocco. Porfido, il possesso palla, si smarca subito, cerca lo smistamento per i compagni. In questo momento Coronini cerca anche il ferro, preferisce l'appoggio a Rodriguez che mette i primi due punti di questa partita. Prova a rispondere la Petriana con Gai, si ferma, placcato da Di Rocco, lo scarico per Reali, si gira, cerca compagni, praticamente Gagliardi che anticipa De Diu. La palla che si perde e per fortuna della squadra di casa resta in possesso delle maglie bianco-blu che attaccano da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Avanti 2-0, passati pochi secondi dall'inizio della partita, siamo quasi allo scadere del primo minuto di gioco. Il pallone, il cross a cercare Porfido, intercettato da De Diu. Adesso smista, ancora il pallone per Gai, chiaramente il numero 36 che deve cucire il gioco della squadra ospite. Supera Porfido, passaggio dietro la schiena che arriva nelle mani del numero 12 e Martinelli mette a segno i primi due punti della sua partita. Pareggio a quota 2 per quanto riguarda le squadre. Meschino, Di Rocco per Coronini, ancora Di Rocco, quintetto e qui Di Rocco segna la 3, una tripla, mentre io stavo cercando di dirvi qualcosa. Il quintetto base del Meta diverso da quello a cui siamo abituati, mentre qui la percussione centrale ancora di Gai a servire il numero 12 Martinelli che mette a segno i punti numero 3 e 4 della sua partita. Diciamo quintetto diverso, non c'è, mentre Colonini va a segno. Non c'è Perez ad esempio. C'è Norbedo, Meta un po' con la panchina più corta del solito, qui il tentativo da 3 che non va vicino a canestro. Coronini, Rodriguez, spalla a canestro, marcato da Gagliardi, lo scarico indietro di Rocco, Meschino, ancora per Rodriguez, sempre vicino a lui Gagliardi, si gira, prova ad andare in appoggio al ferro di Rocco. Tocca l'ultimo a toccare, però è il numero 36 della squadra ospite, Gian Lorenzo Gai, rimessa per la squadra di casa. Porfido, l'inserimento di Colonini che libera sull'arco Rodriguez, non si fida del tiro dalla media distanza. Meschino, parabola alta e palla che buca soltanto la retina. Due punti per il numero 24. Regai continua con il suo palleggio lontano dalla zona di attacco. Reali gira, supera in qualche modo Meschino, c'è un tocco di Coronini che commette il primo fallo di questa partita. 7:22 sul cronometro del primo quarto, 9-4 Meta Formia, primo fallo di Giovanni Coronini. Gai va fino in fondo, prende un altro contatto, questa volta ci saranno due tiri liberi, il fallo dovrebbe essere di Di Rocco. Secondo fallo per il Formia commesso nel giro di secondi praticamente. Due tiri dalla lunetta per Gai. Primo va a segno senza grandi problemi.
Va segno anche il secondo, 2 su 2 dalla lunetta per il numero 36 di Casa Petriana. Di Rocco adesso in palleggio marcato proprio da Gai per evitare al numero 0 di Casa Meta di impostare l'azione in modo fluido. Finta di tiro di Porfido da lunga distanza, è sempre un fattore un po' meno dalla media, infatti sbaglia il tiro da 2, contropiede Gai, si mette nei mani di Dediu che tira da 3, sono 3 punti per il numero 7 Pier André Dediu. Tiro già, scusa, in anticipo per le tante volte in cui probabilmente sbaglierò a pronunciare il cognome del numero 7 di Casa Petriana, che adesso riceve di nuovo e prova la bomba, questa volta al secondo ferro, rimbalzo corto pescato da Meschino, si mette nelle mani di Colonini che predica calma. Porfido praticamente da casa e per un attimo il ferro lo illude. Gai in contropiede nelle mani di Reali, si va di nuovo in mezzo, ancora sul perimetro per Gai che questa volta aspetta un pochino di più, ci sono 12 secondi ma c'è un fallo contro, credo, il numero 12 della squadra ospite. Sì, quindi cambio di possesso e time out chiamato dalla panchina della Petriana. Il fallo di Giuliano Martinelli è il primo della squadra ospite. Appena avremo un po' più di calma, un po' più di tempo, magari quando saremo in prospettiva dell'intervallo lungo, quindi quando praticamente tutti voi avrete avuto modo tranquillamente di controllare la situazione dai vostri PC, tablet, smartphone, chi più ne ha più ne metta, magari vi daremo anche un po' più di informazioni per quello che riguarda la classifica delle due squadre e cosa si prospetta in vista della post-season. Chiaramente la prima posizione è un pochino blindata. Metaformia che deve accontentarsi, Sava Sandir del secondo posto. Sava Sandir, io ho pronunciato malissimo anche questa citazione in lingua, magari devo contenere un pochino. Non vi ho detto tra altre cose chi c'è, qual è il duetto che vi accompagna nel racconto di questa partita, mentre il Meta deve rimettere in gioco il pallone. Davide Gussardi in cuffia, Nicola Dell'Anno alle riprese della partita che state gustando assieme a noi, ovviamente gustando come non si può fare altro quanto riguarda il basket a qualunque livello. Rodriguez si mette nelle mani di Porfido, Meschino una mezza idea che non diventa intera dalla media distanza, secondo ferro, la palla che rimbalza sul ferro del canestro e alla fine finisce nelle mani di Gagliardi che va fino in fondo, ci prova a serie di rimpalli, alla fine la rimessa è per la Petriana. Guagliardi, non Gagliardi, devo fare attenzione a tutte queste vocali. La rimessa è per la Petriana, non c'è tantissimo pubblico quest'oggi a Palla Fabiani, chiaramente Domenica delle Palme è il giorno in cui stiamo effettuando questa telecronaca, non chiaramente quello in cui la state guardando. Guagliardi ci leva dagli imbarazzi di commentare ulteriormente il giorno e la messa in onda della partita, facendo una tripla e rimettendo le cose in vantaggio per la Petriana per la prima volta nel corso di questa gara. Dopo il pareggio a quota 9 è arrivata la tripla del primo vantaggio della squadra ospite, rimessa intanto per i ragazzi di coach Di Rocco che per la prima volta quindi in questi quasi 5 minuti di partita si devono trovare a ricucire lo svantaggio e ci riescono con una bomba dalla semplicità quasi irrisoria di Di Rocco che ne ha messi due a segno, due triple. 12-12, 1-2-1-2, 5-0-3, poi sarà finito il primo quarto, si andrà al primo intervallo corto di questa gara. Petriana in possesso con Gai, sfida Di Rocco, va fino in fondo, alza il pallone in maniera abbastanza sbagliata. Cronini, Meschino, ci pensa, si ferma, aspetta che si posizionino, guarda i compagni, poi decide di buttarsi dietro, lo scarico va fuori in maniera goffa, palla persa dal Meta, passaggio sbagliato di Meschino che ha indugiato forse probabilmente troppo nel tenere questo pallone, aspettare che i suoi compagni andassero in posizioni da lui ritenute opportune per scaricare il pallone, poi l'ha lasciato andare via. Infrazione di campo, palla per la Petriana, tiro da 3 sbagliato
dal numero 7 in maglia blu scura con bordini gialli. Ma ancora una tripla, questa volta ci ha provato Reali. Secondo Ferro, rimbalzo meta, Porfido in possesso, siamo già dall'altra parte. Lascia Colonini, ha una linea di penetrazione subito chiusa, ancora Colonini che sbaglia il tiro. Prende il pallone Martinelli, dall'altra parte attacca Guagliardi che si va a prendere, credo, un fallo di Colonini, secondo fallo di Colonini, terzo di squadra per il meta. Intanto salutiamo il pubblico che sta continuando ad arrivare, magari lo vedete anche infrangere un po' l'obiettivo della nostra telecamera. In questo momento io ad esempio vedo poco o nulla. Infatti il tiro, ho visto il tiro di Coronini che prova ad arrivare sul rimbalzo, Guagliardi la prende subito dall'altra parte, lo scarico per Gai fino in fondo di Diu che va a segno, ancora il numero 7. Chiedo scusa se ho sbagliato, ma avevo gente davanti, suppongo il canestro del numero 7 di casa petriana, Diediu. Possesso ancora per Meschino, situazione simile a quella in cui ha perso palla poco prima, questa volta fa la scelta migliore, un tiro difficile questo di Meschino, praticamente senza ritmo, sul palleggio, tutto marcato, spalla a canestro, si gira, tira con una facilità quasi irrisoria, anche se qui salta un po' vuoto sul tentativo di Reali. Diediu ancora per Reali, da media distanza, linea del tiro libero, lascia andare per due volte il pallone in aria, per due volte sbaglia con linea a rimbalzo di Rocco subito dall'altra parte, ci sono Rodriguez e Porfido ai lati, si affida a Meschino, chiaramente lui la scelta per cercare di capire come iniziare l'azione. Il fallo del numero 12, Martinelli, che dopo 4 punti fa fallo, secondo fallo della squadra ospite, primo fallo però per Giuliano Martinelli. ...14 secondi per chiudere l'azione d'attacco, Porfido tra le mani di Meschino, si va a Di Rocco e si allontana dalla zona di pericolo, Meschino, ancora Di Rocco, si gira a Norbedo che ha messo piede in campo, Rodriguez, la finta di passaggio, fischiato passi a Rodriguez. Fallo quindi in partenza del numero 10, il capitano della squadra di casa. Cambio di possesso sul 14 pari, 2:28 alla chiusura del primo quarto. Guagliardi, piede perno, lascia andare per il pallone, morbidissima parabola del numero 1 della Petriana a Roma, Di Rocco. Ancora avanti la squadra ospite. Un P sui calzoncini scuri, anche colori sociali simili a quelli degli Indiana Pacers, come la P che orna i calzoncini della squadra ospite, che però qui commette fallo con il numero 36, Gian Lorenzo Gai. Terzo fallo anche per la squadra ospite e in lunetta ci va il capitano Pablo Ariel Rodriguez. Primo tiro che va a segno. Il secondo con un po' più di difficoltà, ma entra anche quello. 2 su 2 per il numero 10 del meta. Difesa subito forte del meta. Petriana che però riesce a tenere il possesso, ad andare nella metà campo avversaria, palla nell'angolo, il tiro scheggia il ferro, Norbedo la sua corsa, si ferma, lascia Di Rocco, cerca una linea di penetrazione, sfrutta al massimo i passi possibili, poi scarica direttamente tra le mani di Diediu. Gai, il tiro da 3 sbagliato di... E poi arriva il canestro. Petriana ancora avanti. Rodriguez, Meschino, Porfido, Di Rocco, Norbedo da 3, lontanissimo, sbilanciato
Rodriguez non riesce a prendere il pallone dall'altra parte, Gai la forza, ma se l'ho detto la schiena, addirittura sotto il canestro. Nicola Gasperini, capitano della squadra ospite, ovviamente palla fuori, rimessa per il meta, esce Rodriguez, entra Perez, entra anche Mannarelli a 51 secondi dalla fine, ora 50, ora 48, piano piano scorrono, Norvedo in possesso. Mannarelli è il giocatore a cui spesso Di Rocco si affida per dare una scossa alla partita. Porfido subito senza pensarci due volte, secondo ferro catturato da Gail, pallone al rimbalzo, Guagliardi, blocco di Meschino sul numero 21 Gasperini, si butta dentro Guagliardi, marcato da Perez in maniera regolare, allarga le ali Perez, il tiro non va a buon fine, Norvedo lascia quasi una layup per Perez. Gai recupera il pallone, ma lo perde la squadra ospite, 5 secondi alla fine del primo quarto, Norvedo il tiro da 3 sbagliato e finisce qui il primo quarto, Petriana in vantaggio di 2 punti, 18-16 il punteggio per la squadra ospite. Da Nicola Dell'Anno e Davide Guzzardi un piccolo minuscolo saluto, perché ci vediamo tra pochissimo per l'inizio del secondo quarto di Metaformia Petriana Roma. Eccoci qui dalla Pala Fabiani di Formia, è finito il primo dei due intervalli corti, o meglio si appresta a finire il primo dei due intervalli corti di questa gara, sta per iniziare il secondo quarto, quello che porterà alla conclusione della prima fase di questa gara tra Metaformia e Petriana Roma, squadra ospite in vantaggio di 2 punti, 18-16 il punteggio, il possesso è proprio per gli ospiti che avanzano con Reali. Il blocco di Gasperini, la palla che viaggia nelle mani di Didiu che tira da 3, l'errore, Porfido al rimbalzo, Norvedo, c'è Perez marcato, non può essere servito nel cuore dell'area, Norvedo poi sbaglia il passaggio per Porfido. Gli applausi che arrivano dalla banchina del meta, ma è una palla persa. Possesso per la squadra ospite, sta riempiendo comunque il Pala Fabiani in questa Domenica delle Palme, il canestro di Nicola Gasperini, 16-20, due possessi di vantaggio per la squadra ospite. Porfido dell'opposizione di Mansutti, Porfido prova a camminare, trova Perez in mezzo al nulla, presa in aria, canestro e fallo subito da Perez che entra per dare una scossa, gran giocata, Porfido Perez, canestro, fallo e nel nuetta per il libero supplementare, 18-20 a 9-0-3 dallo scadere del secondo quarto che è appena iniziato. Subito possibilità di mettere il punto esclamativo sulla propria prestazione, al numero 17 dovesse concretizzare questo gioco da 3 punti, ma anche no, insomma comunque in ogni caso lo concretizza, 3 punti per Perez da quando ha messo piede in campo, a lui si chiedono soprattutto punti, ma gran giocate difensive per chi è avvezzo a seguire le partite del meta, qui ottima copertura di Mannarelli che inganna fondamentalmente la linea di passaggio, la blocca e Mansutti non può andare sul pallone, rimessa fuori, palla meta, 19-20, possesso per la squadra di casa, Porfido dall'arco ed entra la bomba del numero 16 Alessandro Porfido, è la prima, ci ha abituato anche a una serie di tiri a volte senza senso. Porfido davvero un fattore quando gioca dall'arco, qui Norvedo recupera una palla in modo spettacolare, una palla fantastica nelle mani di Perez, la rimessa è per la Petriana, ma cosa aveva fatto Norvedo? Giocata fantastica del numero 18 che prima recupera, si fionda nello spazio, riceve palla, scarico senza guardare,
Nessuno, secondo me, ancora applaudono qui alla palla Fabiani, e con una palla che probabilmente nessuno ha ben compreso come sia arrivata nelle mani di Perez, che non è riuscita a controllarla. La rimessa è per la Petriana, 22-20 Formia avanti di due punti, ma che ogni tanto lancia sprazzi di gioco assolutamente fantastico. Chiaramente siamo solo al secondo quarto di una partita che già sta vivendo sui binari di un equilibrio praticamente assoluto. Didiu, palla in mano, sfida Perez nell'uno contro uno, si butta dentro, la palla gli gira un po' tra le braccia, non riesce a trovare il ferro, non riesce a trovare niente, la palla esce fuori, meta in possesso e suonano i tamburi della tifoseria di casa, perché il meta ha riconquistato un altro pallone grazie a un'ottima azione difensiva e anche un po' all'incamponimento del numero 7 ospite ad andare fino in fondo, pur essendosi visto fondamentalmente bloccato. Porfido fino in fondo, alza la parabola! Porfido, altri due punti per il numero 16, 24-20, due possessi di vantaggio per la squadra di casa. Manzutti decide di fare tutto da solo, decide bene perché il layup va a segno, 24-22 Norbedo. Mannarelli, Porfido ancora da tre, è difficilissimo, ha sbagliato. Norbedo si allarga, ci prova anche lui dalla lunga distanza, c'è il fallo addirittura della Petriana, fallo del numero 21, ovvero di Nicola Gasperini, primo fallo di questo secondo quarto, anzi secondo fallo di questo secondo quarto per la Petriana. 0 per il meta. Norbedo, Mannarelli, Porfido, lotta Porfido, deve cedere a quel pallone a Norbedo che vede una linea di penetrazione, il pallone schizza in mezzo alle gambe, il cambio di possesso, palla per la Petriana. Reali avanza, Norbedo lo marca a vista, prova a portargli via il pallone, commette fallo numero 18 in modo abbastanza evidente, anche se senza nessuna intenzione di commettere fallo, provata a rubare palla, palla che resta nelle mani degli uomini di coach Mocci. Non c'è infrazione perché è stato tocco, quindi ancora Petriana in possesso. Reali, due secondi, un secondo, palla meta. Norbedo, corre Norbedo, è solo contro tutti, sull'arco c'è Porfido, lascia Mannarelli che ha tempo, spazio, prende la mira! Giorgio Mannarelli, la tripla del numero 14. Manzutti, la palla per Reali, lascia andare layup, al rimbalzo Porfido, combatte, alla fine Perez abbraccia la palla, è mia e di nessun altro, salvo poi c'è dell'anno Norbedo, di nuovo per Mannarelli che questa volta ci pensa, serve Porfido, c'è ancora Norbedo largo alla sua sinistra, Porfido non può vederlo, un passaggio fantastico in direzione di Perez, il fallo del numero 21, del numero 12, del numero 12, il fallo è di Martinelli, secondo fallo della sua partita, ma la cosa fondamentale è che, anzi terzo fallo di Martinelli, quindi non ha fatto fallo Manzutti, o sono io che ho sbagliato qualcosa, in ogni caso va Perez dalla lunetta, il primo va a segno, che non è Perez. E Varga che mette a segno il secondo libero su due della sua gara. Sono perso l'ingresso in campo di Filip Varga Berziga.
simili i due, ovviamente anche visti da una certa distanza, Perez e Varga. Anche il numero è simile, 11-17, non è la seconda della prospettiva. Intanto lascia andare la bomba da 3 Marco Reali, altri 3 punti per lui, 29-25. Si mantiene in linea di galleggiamento Colonini dietro la testa praticamente per Perez, la palla gira per Mandarelli, non può andare al tiro, lascia andare per il pallone, subisce il fallo del numero 6 Marco Reali e sono 2 tiri liberi per il numero 14. Terzo, quarto fallo in questo secondo quarto per la Petriana. Dalla prossima si va sempre dalla lunetta. Mannarelli, primo cortissimo, secondo invece va a segno. Metaformia che prova a mettere un po' di distanza, sono 5 punti, 30-25 il punteggio, a 5-11 in questo momento dalla fine del secondo quarto. Geiger è entrato in campo, la palla per Gori, si gira, prova da 3, la palla rimbalza, alla fine finisce fuori. Sono 3 tiri liberi per Marco Reali. Quindi per ridurre sostanzialmente il gap, Reali però sbaglia il primo libero. Dentro il secondo ne ha un altro a disposizione il numero 6. Per portare a un possesso e un possesso pieno di distanza tra le due squadre, 27-30. Il 30 è della squadra di casa, 4-52 allo scadere, palla recuperata da Guagliardi, una linea di passaggio intercettata a Gai, di nuovo da Guagliardi che ci prova la 3 e la tripla, pari 30, l'abbiamo detto, partita che si giocherà sui binari dell'equilibrio e siamo 30-30. Perez per un attimo si perde il pallone, lo ritrova, fischiato il fallo, credo del numero 10. Sì, il fallo è di Francesco Gori. Più di un nome dei ragazzi della Petriana mi suona sinistramente familiare. Guardo il mio compare Nicola Dell'Anno per avere suggerimenti, chiaramente lui fa tipo il muto, non può parlare anche per non interferire nel microfono ambientale che raccoglie i suoni che state sentendo. Primo sbagliato, secondo a segno, rimette il naso avanti il Metaformia, 31-30, 4-27 da giocare sul cronometro del secondo quarto, secondi che se ne stanno andando. Possesso parla della Petriana che potrebbe mettere, può chiaramente mettere a segno il punto del nuovo vantaggio. Guagliardi da 3 e oggi sembra implacabile dall'arco il numero 1 Alessandro Guagliardi, 33-31, un possesso anche se non pieno di distanza tra le due squadre. Colonini, un fucile, una fucilata nelle mani di Varga che si fa trovare pronto, 2 punti per lui e pari 33. La cabala 3-3-3-3, leggeteci quello che volete, lasciate la palla per aria. Gai non giudicano avviata l'azione di tiro gli arbitri, quindi non ci saranno liberi. Time out chiamato da Di Rocco, breve interruzione della partita, non per noi, quindi tocca a me l'ardo compito di trovare qualcosa da dire e trattenervi in questi secondi. Quello che vi posso dire è che il Palla Fabiani pian piano si è riempito, non del tutto, ma c'è comunque pubblico in questa Domenica delle Palme, tanti con i smartphone in mano giustamente approfittano di questa pausa, che vi assicuro che quando poi invece c'è da giocare si posano i telefonini sulla tasca, ma che vada sulle gambe pur di guardarsi
quello che le squadre stanno dando oggi in campo, e direi che a 3.45 allo scadere del cronometro del secondo quarto, con due squadre sul pareggio a 33 pari, insomma mi sembra proprio il caso di stare a guardare questa partita. C'è il fischio dopo il segnale dal tavolo, time out che deve concludersi, stanno per ricominciare le ostilità. Presumibilmente dovrebbe esserci l'ultima, cioè la volata finale di questo secondo quarto, per poi andare all'intervallo lungo, il tempo per tutti, noi compresi, di riflettere un momento prima poi del rush finale di questa gara. Ci stiamo avviando alla fine di questa stagione regolare piena di emozioni che ha visto il Meta viaggiare sicuramente a ritmi elevatissimi, un secondo posto che vuole fortemente anche per lanciare un messaggio a tutte le altre in vista della post season. Coronini si mette nelle mani di Varga, ruba palla Gai, Piccolino si mette in mezzo alla linea di passaggio, la palla per Reali, c'è il fisco, il fallo di Mannarelli. Meta che non era ancora in bonus. Quindi rimessa per Pierandre Diediu. Gai. Mannarelli lo porta letteralmente via. Il numero 10 Gori porta al fallo il Meta. Due tiri liberi per Gai. Primo è entrato, si attende un po' prima di battere il secondo, ma non si lascia intimidire Gian Lorenzo Gai, 2 su 2 in questa sessione dalla lunetta. Coronini, ancora una fucilata nelle mani di Varga che si prende il fallo di Guagliardi e andrà in lunetta per due tiri liberi. Intanto Mannarelli mette a segno una tripla, secondo me era meglio. Sarebbe stato meglio sicuramente per i tifosi del Meta che avesse conservato questo tiro per un momento valido della partita. Tanto Varga mette a segno il primo libero. Tutti fuori. Varga che sbaglia il secondo, ma Meta Formia che mantiene il possesso. Ma ci si ferma un momento perché arriva un altro time out, se non ho visto male, chiamato da Di Rocco. Quindi secondo time out in questo quarto, chiamato dal coach del Meta. Sul punteggio lì 34-35, squadra ospite in vantaggio di una sola lunghezza a 3 minuti e 4 secondi dallo scadere di questo secondo quarto. Io, questi sono i momenti in cui ho un po' più timore che tutti sentano la mia voce. Io sono, faccio un mestiere in cui non dovrei avere vergogna di nulla, ma un pochino pochino ce l'ho, quindi abbasso istintivamente il tono del volume, perché ma se c'è gente che si gira e dice ma chi è questo pazzo che urla mentre la partita è ferma, però abbiate pazienza amici telespettatori, io mi lascio condizionare dal ritmo di una partita, di uno sport sensazionale, per citare il vate del cronismo sportivo del basket italiano, perché italiano ma non perché commenti solo il basket italiano, anzi, ma il nostro caro amico e ho il privilegio di chiamarlo collega Flavio Tranquillo. Se non vi piace questo gioco, innanzitutto perché state guardando questa partita, seconda cosa probabilmente qualcosa che non va da indagare c'è, perché è difficile trovare qualcosa di più entusiasmante di una partita di basket. Qui tiro da fuori di Norbedo, dal nulla Mannarelli sulla linea di fondo, si rimette in avanti di Norbedo, extra possesso per il Meta, ancora Mannarelli da fuori, secondo primo ferro
rimbalzo conquistato da Reali, Petriana che si butta dall'altra parte, Reali si ferma, il movimento di Gaia, ingannare Mannarelli, si lascia nelle mani di Gori, poi Gaia tutto il tempo per tirare da tre, per invece buttarsi dentro, prende una botta da Coronini, fallo di Coronini, due tiri liberi per Gaia, possibilità per la Petriana di mettere un possesso pieno di distanza dalla squadra di casa, il numero 36 della Unetta che sta andando abbastanza bene, per dire, per usare un eufemismo, dalla Unetta in questa partita. Un giocatore che sta dando il suo contributo assolutamente in quella che è una partita fino adesso condotta non totalmente in vantaggio, ma la Petriana ha chiuso in avanti il primo quarto. Dovesse finire qui il secondo, sarebbe avanti di un possesso pieno rispetto al meta, che adesso è in possesso con Coronini. Norbedo, Perez la chiama, ma si va ancora da Coronini. Varga sceglie di tirare, è un'opzione sicuramente discutibile, il rimbalzo lo favorisce. Mannarelli, Perez, Coronini, ancora per Varga che va a sbattere contro il tabellone, si prende il fallo, segna due punti e andrà in Lunetta per il libero supplementare, il numero 11 della Metaformia. Asciugamano per Mannarelli che va a prendere le indicazioni di Rocco, mentre il suo numero 11 Filip Varga Barziga va al tiro dalla lunetta, lo mette a segno e rimette tutto in parità a 2 minuti e 7 secondi dalla fine del secondo quarto. Penetrazione per Reali, fuori per Dietiu, finta di tiro fino in fondo a Zellejapp in appoggio al tabellone, sono altri due punti per il numero 7, il pallone lungo per Mannarelli, cross di Coronini, Mannarelli due punti, ancora pari 39, e abbiamo detto sarà una partita equilibrata, l'abbiamo detto e non avete motivo per non credere a chi ha avuto il privilegio di stare qui a guardarsi praticamente una stagione di Metaformia. Il tiro da tre fantastico di Gaia a spegnere l'entusiasmo del Palafabiani. Coronini, Mannarelli chiamato il suo movimento a portare magari via un marcatore a Varga che ha la fortuna di riprendersi il rimbalzo dopo il tentativo sbagliato. Norbedo 5 secondi alla fine, Coronini da 3, Coronini è ancora pari 42, sessione quasi ridicola, fantastico, fantastico, questo gioco è fantastico. Il fallo nel frattempo di Guagliardi e la palla è per il meta, 1 minuto e 5 secondi, io rischio di non arrivare alla fine di questa partita con la voce, intanto pari 42 a 1.05 dalla fine del secondo quarto, manca un'infinità alla fine di questa partita e intanto il numero 8 va in lunetta. Chiedo anche scusa perché magari il mio commento non è perfetto da un punto di vista tecnico, ma spero vi arrivi quantomeno l'adrenalina, la passione, la bellezza di questo gioco, di queste partite. Siamo in Serie C, non siamo sicuramente in Eurolega, ma è bello a tutte le latitudini e a tutte le dimensioni. 2 su 2 di Coronini, torna avanti in maniera decisa il meta, 44 a 42, 58 secondi, un possesso anche se a metà di vantaggio, a due terzi più che metà. Reali, bel gioco per lui, si mette in mani di Didiu, fuori la palla per il tentativo da tre sbagliato da Tozzi. Coronini fino in fondo va a prendersi lo sfondamento, no, commette sfondamento Coronini. Perez e Mannarelli a chiedere spiegazioni all'arbitro, ma il fallo è del numero 8. Fallo in attacco e palla Petriana. Esce Coronini e rientra in campo Di Rocco che aveva iniziato questa partita nel quintetto base.
Restano in campo Normedo e Mannarelli, resta in campo Varga, resta in campo Perez, praticamente solo Di Rocco degli uomini che hanno iniziato questa partita. Mannarelli ci mette la mano, la rimessa è per la Petriana, ancora 20 secondi allo scadere del secondo quarto, ma soprattutto sono 9 i secondi che ha la Petriana per chiudere l'azione, c'è tutto il tempo per costruire una buona azione di tiro, lo spreca la Petriana, contropiede Mannarelli per Perez, e va Perez il fallo Varga. 10 secondi, 2 tiri liberi per il numero 11. Ultimo possesso che sarà quindi presumibilmente nelle mani della Petriana, meno che non voglia tentare un tiro nei primi secondi della prossima azione. Intanto Varga che ha la possibilità di mettere almeno un possesso pieno, ci riesce con questo libero di distanza tra le due squadre e adesso può mettere addirittura il più 4. È caso in cui dovesse mettere a segno questo libero e va a segno, fotocopia del primo, ferro e poi retina. 46-42, fino in fondo Gai, rimette il pallone in campo, poi c'è passi di Norbedo, passi di Norbedo a 4 secondi dalla fine con palla in mano, un'ingenuità difficilmente spiegabile da parte del numero 18 che regala 4 secondi alla Petriana. Forna era in possesso, poteva far finire il cronometro, quella probabilmente era l'intenzione del numero 18 della meta, e invece 1-0 finisce qui. Non vale il canestro di Gai, non vale il canestro di Gai. Si chiude il secondo quarto, si va all'intervallo lungo sul punteggio di 46-42 per il Meta Formia che recupera lo svantaggio, si porta avanti. Restate qui perché tra poco la diretta Sofas si fa per dire del terzo quarto e del penultimo capitolo di Meta Formia Petriana Roma. Signore e signori, bentornati alla Palla Fabiani di Formia, siamo pronti per il terzo quarto, penultimo capitolo di Meta Formia Petriana Roma. Siamo 1-0 secondi dall'inizio del terzo quarto, Meta in vantaggio 46-42, partita che si regge sui binari di un equilibrio sostanziale che si è mantenuto fin dall'inizio di questa gara. Meta in possesso con Norbedo, Meschino, davanti a lui Martinelli, Meschino fino in fondo, lotta per prendere il rimbalzo dopo il tiro sbagliato, palla conquistata dalla squadra ospite che va avanti con Gai, si mette dalle parti di Reali, ancora Gai, palla fuori per Di Diu, Guagliardi da tre, va a segno e subisce il fallo. Tripla segno per Alessandro Guagliardi e possibilità di rimettere subito la partita per l'ennesima volta in parità per il numero 1 che subisce fallo, e andrà in lunetta per il potenziale gioco da 4 punti, una cosa che si vede raramente, talvolta succede. Difatti eccoci qua, 4 punti in una botta sola per Alessandro Guagliardi, una botta e mezzo se vogliamo considerare mezzo il tiro libero, che non è assolutamente una cosa semplice, potrebbero dire, da uno che di basket ne mastica un po', ma non abbastanza da essere in grado di giocare lì dove sono tutti. Palla sporcata nella sua traiettoria,
Ancora quindi in possesso per il meta, che ha solo 10 secondi per chiudere l'azione. Norbedo Porfido è l'uomo indicato per andare da 3! E Alessandro Porfido, mano calda, seppur la prima toccata dopo l'intervallo lungo. Un'ottima soluzione trovata da Porfido negli ultimi secondi dell'azione, ma i primi dalla rimessa. Reali prova a ribattere questa volta il rimbalzo lungo preso da Norbedo sul primo ferro. Meschino, Norbedo, davanti a lui Gai, trova una linea di penetrazione, lascia fuori per Di Rocco dalla metà distanza. Meschino, parabola alta, di classe Meschino. Meta che resta avanti, allunga 51-46. Diediu, Gai, davanti a lui c'è Di Rocco. Gioco di gambe di Gai che va fino in fondo, trova in appoggio al tabellone, 2 punti. Norbedo prova ad imitare il giocatore in maglia blu e gialla, Petriana, che guadagna la rimessa. Sinceramente mi sembrava che l'ultimo tocco fosse della Petriana, cioè fosse della Petriana, quindi la rimessa fosse per il meta, ma ci dobbiamo fidare dei direttori di gara Collura di Roma e Faro di Tivoli. Diediu, contestato il suo tiro, va a segno, accorcia le distanze, 1 punto a dividere le due squadre, 51-50. Di Rocco per Rodriguez, la finta di tiro, lascia Meschino e si butta dentro. Meschino, la palla sul tabellone, la rimessa è per la Petriana, perché l'ultimo tocco è di Norbedo, che si rammarica prendendosela con il pallone. Gai, 7-13 allo scadere del terzo quarto, un'infinità ancora da giocare. Reali, Diediu, davanti a lui Rodriguez che allarga le braccia, palla indietro per Guagliardi, tira da lontanissimo Guagliardi, senza ritmo, tiro sbagliato, palla per Porfido che ci prova dall'altra parte, secondo ferro, prova ad arrivare sul rimbalzo ma ci arriva prima Diediu. Gai fino in fondo, prende il fallo, fa 2 punti. Petriana che si porta avanti. a 52 e libero supplementare per Gai. Sicuramente è l'uomo che accende la miccia per la squadra ospite, che ora è avanti di un possesso. Parziale chiaramente, 51-53, 2 punti a dividere le due squadre. Porfido prova un tiro difficile che gli esce. Gai, non era la soluzione migliore probabilmente quella scelta dal numero 16 di casa meta. Reali, Diediu, buono dall'arco, tiro preso bene anche se sbagliato, sta per entrare Coronini e le file del Metaformia. Meschino va a sbattere contro il ferro, ha un'altra opportunità, sbaglia ancora, riprende il rimbalzo Di Rocco da fuori, tempo e spazio per tirare da 3! Giorgio Di Rocco, la tripla a rimettere il Formia avanti di 1 punto, 54-53. Reali si butta dentro, lascia andare la palla su che va a segno, e ancora una volta gioco potenziale da 3 punti per la Petriana. Meta che opera i suoi cambi, escono Di Rocco e Norbedo, rientrano Mannarelli e Coronini. Il canestro non era di Reali ma era di Guagliardi, che infatti va in lunetta per cercare di convertire il libero supplementare.
e rimette le cose a posto per la squadra ospite. 56 Petriana, 54 Meta, Porfido, Coronini. Sotto canestro Rodriguez, lascia andare il gancio. Pai 56. Gai marcato subito forte da Mannarelli. Il blocco del numero 12, Gai che si può buttare dentro, ancora la palla per il numero 12 che lascia andare il gancio. L'errore di Martinelli, ultimo tocco di De Diu, palla meta, cambio per la Petriana, esce il numero 12 Martinelli, entra il numero 21 Nicola Gasperini, rimette piede in campo il capitano Martinelli che ha già tre falli se non ho contato male, e anche una scelta per amministrare il gioco del numero 12 Rodriguez dall'arco, parabola altissima, Ferro, Mannarelli al rimbalzo che va a prendersi il fallo di Gai, grande giocata di Mannarelli. Abbiamo detto spesso e lo diciamo ogni volta che possiamo, Mannarelli l'uomo che può dare la scossa a questa squadra, uno di quei giocatori che gioca a un ritmo diverso dagli altri, si è visto come è andato a prendersi questo rimbalzo, ma non lo so, cioè la devo anche commentare, cioè la devo anche commentare questa tripla di Porfido dal niente, palla presa e rilascio in decimi di secondo del numero 16, Mannarelli intanto riconquista un'altra palla, la palla gli ritorna da tre! Mannarelli! Time out Mocci! Meta che si riporta prepotentemente davanti! Due possessi pieni di distanza per la squadra di casa, che prima con Porfido, poi con Mannarelli, due triple, una in fila all'altra, e siamo a 4:28 dalla fine del terzo quarto, 62-56, time out per la squadra ospite che deve organizzare le idee, ma neanche tanto perché le soluzioni sono state quasi estemporanee, quindi anche semplicemente per spezzare il ritmo del Meta, squadra alla quale basta una scintilla per rimettersi subito in carreggiata, in testa a questa sfida a due, in una delle ultime battute di questo campionato, di questa stagione regolare, e noi vi rinnoviamo l'invito a restare sintonizzati sulle nostre sequenze, perché il Meta ormai anche qualcosa più di presumibilmente andrà ai playoff, c'è una post season da guardare assieme. Il tiro di Reali, la palla che sbatte anche sulla parte superiore del tabellone, Coronini sono in quattro, gli uomini del Meta che si buttano avanti, Coronini però temporeggia, la palla per Meschino, rientrata la difesa della Petriana, Coronini, il blocco di Meschino, Coronini si butta dentro da solo, subisce il tocco, no, c'è solo comunque il tocco sul pallone, la rimessa è per la squadra di casa che ha 11 secondi per chiudere l'azione di attacco a 4 minuti tondi tondi dalla fine del terzo quarto. Coronini, dopo aver ricevuto da Rodriguez, Meschino da solo in mezzo, lascia andare per aria il pallone, lotta al rimbalzo, c'è un fallo di Coronini e di Meschino, provato a prendere il pallone dopo il rimbalzo, arbitri non d'accordo con l'azione del numero 24 del Meta, la palla è per la squadra ospite, Meta ha già 4 falli, dalla prossima si va in lunetta per la Petriana con 3:43 da giocare, è tanto tempo per cercare dei liberi, ma il fallo questa volta è della Petriana, fallo del numero 21
Nicola Gasperini, il capitano della formazione ospite. Possesso per la squadra di casa, Mandarelli si è messo nelle mani di Colonini, Porfido riceve, tira e non so neanche se c'è più bisogno di esaltarsi a questo punto. È una macchina Porfido quando ha la possibilità di ricevere e tirare dalla sua mattonella un'altra tripla e più 9 metaformia grazie al solito contributo del solito incredibile numero 16, mentre c'è il fallo di Rodriguez. Che va a parlare con l'arbitro. Secondo fallo per il capitano del Meta. Che manda in lunetta il numero 6 ospite Marco Reali. Uno dei giocatori più cercati dai compagni in maglia blu scuro, praticamente nero, quasi nero, almeno dalla nostra postazione. 2 su 2 dalla lunetta, 65 a 58. Mannarelli, Coronini, Rodriguez, c'è il larghissimo Porfido che ha spazio, il pallone però gli arriva male, controlla il tiro, non vale, la pesta il piede, pesta con il piede la linea rimessa per la Petriana. Buon lavoro difensivo della squadra ospite a chiudere Porfido, anche se il passaggio non era perfetto. Ci prova Gai, secondo ferro, rimbalzo lungo preso da Rodriguez, Coronini per Porfido che salta di Diu, poi si mette nelle mani di Coronini, c'è Rodriguez dalla sua destra, va da Porfido ancora sulla sinistra, non è la sua mattonella preferita, quindi lascia a Meschino che tira a 3, secondo ferro, Rodriguez rimette in mezzo, extra possesso per il Meta, ancora per Rodriguez che subisce il fallo! Fallo di Angelo Tozzi! E viaggio in lunetta per 2 tiri da parte del numero 10, il capitano del Meta, Pablo Ariel Rodriguez. Solo lui a rimettere il pallone in gioco dopo il tiro sbagliato da Meschino. Palla poi dentro, Rodriguez è riuscito a pescare questo fallo dal cilindro. Due su due di Rodriguez in questo viaggio dalla lunetta, 67 a 58, tre possessi pieni di vantaggio per il Metaformia che adesso deve difendere sull'attacco di Gai, si allarga il numero 5 Tozzi, Gai continua a tenere palla in mano, poi si affida a Tozzi, si butta dentro, palla sul perimetro ancora per il numero 5 che va con layup, palla rubata e presa da Rodriguez. Coronini, Porfido, ricezione, tira in un amen, primo ferro. Petriana dall'altra parte, difficile la gestione di questo possesso, alla fine arriva il fallo di Porfido sul numero 13, Valerio Ficini. Due tiri liberi per la Petriana, primo va a segno, dopo il secondo usufruirà comunque del possesso la squadra ospite, sbagliato il secondo libero. Davanti a Gai c'è Rodriguez che allarga le braccia, perde palla
Ticini, Coronini rallenta per permettere ai compagni di posizionarsi. Manca ancora 1 minuto e 26 secondi. Mannarelli, Rodriguez gira la palla diretta a Meschino, rubata da Reali. Mannarelli ruba e va in appoggio per altri 2 punti, ma scusate, massimo vantaggio per il Metafornia, più 10, 69 a 59, e infrazione della Petriana, il fallo fischiato al numero 21, quarto fallo per Gasperini, se non ho visto male è lui l'indiziato, anche perché sta continuando a parlare con l'arbitro, con uno degli arbitri. Quarto fallo per lui e con molta probabilità andrà a sedersi in panchina. Dice no, resta in campo. A questo punto ho dei dubbi su quello che ho detto. Fatto sta che sul 69 a 59, un minuto allo scadere del terzo quarto, Metafornia in vantaggio. Porfido, Rodriguez, largo c'è Mannarelli, la palla gira, Coronini ignora lo scarico per Mannarelli, si mette dentro per Rodriguez, per Perez, mette piede in campo subito 2 punti per Perez, 71 a 59, prova a mettere la freccia e a scappare via il Meta in questo finale di terzo quarto, che solitamente è quello dove la squadra di coach Di Rocco mette a segno l'attivo che le permette poi di andare in amministrazione nell'ultimo quarto di gara, sporcato dalla tripla di Ticini che rimette la propria squadra a meno 9. Discrepanza di 6 secondi tra i due cronometri. Porfido prova da 3, la palla che viene sputata fuori dal ferro, Perez non riesce, la rimessa toccata da Didiu è per il Metafornia, che avrà un secondo per chiudere l'azione. C'è il tempo di costruire un tiro. Vediamo Coronini dove andrà, c'è bisogno di una ricezione di un tiro immediato, c'è una deviazione, l'azione non si concretizza e si chiude qui il terzo quarto, 71 a 62, partita più viva che mai, ma Metafornia che prova a mettere il punto esclamativo sulla propria gara. Ci vediamo tra pochissimo perché questo è l'ultimo intervallo di questa partita, tra poco il quarto quarto, ultimo capitolo di Metafornia Petriana Roma. E rieccoci qui amici di Telegolfo per gli ultimi 10 minuti, più interruzioni di Metafornia Petriana Roma, squadra di casa in vantaggio 71 a 62, ospiti che attaccano e provano a pescare perlomeno un fallo, non ci riesce il numero 13 Valerio Ficini, che è fortunato comunque nell'economia dell'azione, perché la rimessa è per la Petriana, che opera immediatamente un cambio. Esce proprio il numero 13, esce Ficini, entra Marco Reali per la rimessa di questo, la rimessa in gioco di questo pallone. 15 secondi alla fine dell'azione per la squadra ospite. Gai cerca spazio di penetrazione, lo scarico per Didiu intercettato da Porfido, si porta dall'altra parte, amministra con calma il possesso, Coronini ha spazio, sceglie di andare da Mannarelli, la finta di tiro, si ferma dalla media distanza, il tiro che non va a segno, Rodriguez che non riesce a tenere il pallone, Petriana dall'altra parte, Gai, Didiu che ci prova da lontanissimo, la parabola si alza e va a segno, gran canestro di Didiu. Coronini, Petriana 65, Metafornia 71, Porfido va da Coronini, Rodriguez che si muove, la palla ancora per Coronini, cerca la penetrazione, va ad attaccare il ferro e in appoggio mette 2 punti.
Coronini, Rodriguez, Perez, Porfido, Mandarelli per il meta in questo ultimo quarto di gara, la fine del secondo periodo. Gai, la scelta, va sul tiro da tre, grande tripla, quasi scelta come ultima opzione, giudicare dai movimenti del numero 36, una grande realizzazione di Gai. 73-68, Rodriguez, Porfido, si arma il suo braccio, secondo ferro, non ci arriva Perez, rimbalzo Petriana, Gai palla in mano, De Diu che si lancia sulla destra, Mandarelli che tocca, la rimessa è per la Petriana, e cambio, entra Gori al posto del numero 21 Nicola Gasperini, esce il capitano, entra il numero 10 per dare spessore e peso all'attacco della squadra allenata da coach Sebastiano Mocci, dal suo vice Fabiano Mocci. Gai in possesso, Perez davanti a lui, Mandarelli su Gori, agita le mani Mandarelli, poi va in marcatura, gli tocca il pallone ma commette fallo, si mette le mani in testa il numero 14 del meta, ma l'arbitro ha preso la sua decisione. Contrasto irregolare quello del numero 14 del meta, la rimessa in gioco sarà per la Petriana che va con Gai. Gori riceve benissimo da Mansutti, ottima azione del numero 11, Gori riceve, va senza posizione al ferro, 73-70, Mandarelli, Coronini, Rodriguez, c'è ancora Coronini libero, tempo e spazio per andare al tiro, sbagliato, preso da Reali il rimbalzo che supera Rodriguez, attenzione al rientro della Petriana che ha un possesso pieno di svantaggio, ha tutta l'intenzione di rimettere per l'ennesima volta questa gara in parità, Reali, Gai, scusate, prende spazio, poi affonda su Rodriguez, sporca la palla con Coronini, ancora Petriana in possesso, un secondo, il tiro di Gai, tripla di una difficoltà impressionante sugli ultimi due secondi dell'azione e parità, quota 73, non potevamo sperare di meglio per questo finale di gara. Ovviamente parlo a nome di tutti gli spettatori neutrali del grande gioco con la G maiuscola del basket. 73-73, time out, momento di pausa per riordinare le idee per questi ultimi 7 minuti e 10 di partita. Parità assoluta, strappi da una parte, strappi dall'altra, alla fine il risultato è sempre di pareggio. L'abbiamo detto, si era visto già dal primo quarto che la partita sarebbe stata in equilibrio, ma del resto le due squadre e la loro storia in questo campionato l'hanno ben raccontata, siamo alle battute finali ed è giustissimo che si giochi in questo modo e che il risultato sia appeso a un filo sottilissimo che può spezzarsi da una metà all'altra del giardino, o meglio del parquet, del Pala Fabiani. Adesso Coronini in possesso, Rodriguez, Coronini ancora, spazio di penetrazione, palla rubata da Gai, perfezionata da De Diu, ancora Gai, c'è sempre la soluzione di De Diu, preferisce avere solo Gai, sbaglia e palla presa da Perez che è andato in opposizione a quel tentativo del numero 36, Rodriguez non tira, Porfido, Mannarelli, Coronini, ancora Mannarelli dentro per Perez, lui c'è Gori, piede perno di Perez, sbaglia e non di poco il tiro, ma poi non riesce a tenere il pallone in campo, Francesco Mansutti, rimessa in zona d'attacco per non dire sotto canestro del meta, stiamo vedendo di tutto in questa partita. Davvero tensione, si può tagliare con un coltello, ma con tutta la bellezza e la gioia di un gioco del genere. Squadre che stanno dando tutto quello che hanno in campo su questo parquet
che ha visto una stagione intera giocarsi a ritmi altissimi, con alti, bassi, rimonte contro rimonte, vantaggi sprecati, vittorie consumate con vantaggi più o meno larghi, che sta vedendo adesso il suo finale scriversi con la tripla di Mannarelli a dare ulteriore brio a questa gara. 7-6, 7-3, 6-15 da giocare. Meta in vantaggio, Perez a difendere sul possesso di Gai, si va da Gori, Mannarelli che allarga le braccia cercando di non farsi superare, linea di fondo per Gai, si mette nelle mani di Mansutti, ancora Gori, forse fallo di Perez allo scadere il canestro di Gori, che è valido secondo un arbitro, non secondo un altro. Alla fine il canestro è valido? No, non è valido. Si è restato 76 a 73. Bel confronto tra i due arbitri. Uno che ha detto tranquillo, ho visto io, è dentro. L'altro che ha detto tranquillo, ho visto io, non è valido. E alla fine il canestro non è valido. Coronini dietro la testa per Perez, ci mette la mano il numero 11, ma c'è il fallo di Francesco Mansutti e Perez che andrà in lunetta per due tiri liberi a 5.44 dalla fine, di un'importanza capitale anziché no, perché siamo su 76 a 73, tre punti di vantaggio, li concretizzasse entrambi questi liberi mentre il primo va dentro, saremmo a più 5 per il meta. E invece no, più 4, due possessi recuperabili con due azioni da due punti, con una tripla la Petriana, difendendo bene potrebbe riportarsi per l'ennesima volta in parità. Gai, Gori, c'era De Diu, la palla invece finisce tra le mani di Reali, che è chiaramente un fattore dall'arco perché mette dentro un'altra bomba. Siamo 77 a 76, altro che parità, qui si può andare in vantaggio per la Petriana, non fosse altro che Mannarelli ci prova, Rodriguez spende il rimbalzo, Ferro contro Ferro, ancora Rodriguez, tabellone, ancora Perez, Petriana che riconquista il pallone, Gai che si butta dall'altra parte, l'opposizione di Mannarelli, ancora Gai in possesso, 17, 16 e 15 secondi per chiudere l'azione, Reali può anche pensare al tiro, palleggio, tiro di Reali, questa volta il Ferro gli dice di no, il rimbalzo è conquistato da Gori, il fallo credo ancora di Mannarelli, sì, il fallo di Mannarelli e palla per la Petriana. Esce Mansutti, entra Guagliardi, ottima gara di Mansutti da quando è entrato in campo, un fattore quantomeno dal punto di vista dell'energia messa in campo. Palla per la Petriana che ancora il pallone a 10 secondi adesso del possibile vantaggio di Diu contro Perez, c'è un fallo fischiato da Perez con il cronometro che si resetta, terzo fallo di Perez e adesso sono 14 secondi, ottima l'azione di Diu che andrà a prendersi questo fallo e ha guadagnato tanti secondi, so che eravamo allo scadere, ma Di Diu ci prova da 3 praticamente immediatamente, una ridondanza di int. Coronini, tiro sbagliato di Di Diu, metà in possesso, Porfido, Perez, Rodriguez con spazio per viciare da Porfido da lontanissimo, primo Ferro, Perez prova ad andarsi a prendere il pallone, fallo fischiato dall'arbitro, fallo di Gori, chiedono se non ho visto male interferenza a canestro addirittura, o comunque il fallo su azione di tiro di Perez, gli arbitri non danno né l'una né l'altra cosa, semplicemente possesso e 14 secondi per il meta. Coronini, secondi che diventano 6 in questo momento, Perez dentro, due punti per Perez, 7-9, 7-6,
3:50 da giocare sul cronometro del quarto quarto e quindi gli ultimi minuti di questa sfida. Passi fischiato a Gai dopo lo scontro con Perez, in ogni caso aveva perso il pallone ma resta a terra il numero 36. Attenzione, sembra dolorante Pierfrancesco Gianlorenzo. Come mi è venuto Pierfrancesco? Guardo il mio amico Nicola, ma ci sono vari Francesco, c'è Piera, ecco perché Gianlorenzo Gai, sono imbrogliato nelle letture delle distinte, ma è rimasto a terra Gai. Time out chiamato quindi da coach Mocci. Deve aver messo male il piede il numero 36 della Petriana, che ancora non si è rimesso in piedi. Le cure a bordo campo. Adesso viene aiutato da Guagliardi a rimettersi in piedi e ad andare verso la panchina. Cambio, non ce la fa il numero 36 ed è un problema per la Petriana, che è già in svantaggio di 3 punti e perde quello che è il giocatore con il miglior profitto in campo, non tanto in termini di punti quanto proprio di quantità di punti segnati grazie alle sue percussioni. Il più attivo insieme al Reali della squadra, costretto a uscire, portato a braccia dai suoi compagni. Non ci piace mai commentare certe cose. Il minimo che possiamo dire è l'applauso del pubblico del Meta verso il giocatore della Petriana. Questi sono episodi di fair play che onestamente io tenderei a non sottolineare perché dovrebbero essere la normalità, ma che è comunque bello, a cui è comunque bello assistere, ai quali è comunque bello assistere. Rodriguez dalla metà distanza, tiro senza ritmo, sbagliato al rimbalzo, non ci può arrivare Perez. Manzutti che è rimesso piede in campo vista l'uscita di Gai dal rettangolo di gioco. Fino in fondo Manzutti, tiro cortissimo, perso la tocca, si va dall'altra parte. Colonini, Rodriguez, c'è Mandarelli, c'è Perez, la palla per Perez che attacca il ferro. 2 punti ancora per Perez di prepotenza. 81-76, 3 minuti alla fine di questa gara. Didiu, Gori, libero Guagliardi, prova da 3, il tiro si era visto già in partenza, basso, impatta contro il primo ferro. Coronini, Porfido, Rodriguez, Mannarelli senza ritmo, tiro sbagliato nella scelta, sbagliatissimo nella conclusione, è uscito cortissimo. Didiu al rimbalzo, si è messo nelle mani di Manzutti, il palleggio di Manzutti, Guagliardi davanti a lui, Perez tocca il pallone, la rimessa è per il Meta. Si lamenta Guagliardi, ma la rimessa è del Meta con Perez che chiama il timeout. Ma alla fine c'è il cambio, esce Mandarelli, entra Di Rocco. Mandarelli non sembra particolarmente contento di questo cambio, scalcia anche qualcosa nei pressi della sua panchina. Porfido, primo ferro, rimbalzo lungo, Colonini prova ad andare da Rodriguez, l'intercetto di Guagliardi. Reali, davanti a lui c'è Gori che gli chiama lo schema.
libera lo spazio portando via Porfido, ma c'è sempre Rodriguez, Reale ancora per Gorif, riperde Diu, bello, bel tiro, davvero bel tiro, costruzione perfetta da parte della Petriana, non so quanto voluta, perché mi è sembrata che l'azione dovesse andare in un certo tipo, poi si è liberato di Diu dall'arco, bello smarcamento, la palla per Gori, liberato quindi di Diu dall'arco, palla servita al numero 7 che ha messo la bomba e due punti di distanza, 81-79 il vantaggio per il Meta a 1 minuto e 39 secondi dalla fine di questa partita, una delle ultime, mi sa la penultima, guarda Nicola Dell'anno se ricorda qualcosa più di me, ma Nicola fa l'indiano, Nicola fa sempre più o meno, dovrebbe essere la penultima gara a cui assisteremo insieme dal Pala Fabiani, e sto parlando ovviamente della stagione regolare, perché poi ci sarà la post season, il Formia ormai praticamente sicuro di un posto in playoff, dovrebbe essere la penultima gara in casa per il Meta, c'ho mea culpa per non avere sotto mano tutti i dati, figuriamoci le condizioni in cui in questa Domenica delle Palme anche noi siamo qui a fare il nostro lavoro per voi sempre, per tutti i nostri amici, ascoltatori, telespettatori, chiamatevi un po' come vi pare, a noi basta che siate con noi. Passaggio sbagliatissimo, citofonato di Perez, recupera Guagliardi, ricordiamolo, due punti di distanza dalle due squadre, Reali in possesso, il tentativo della Petriana di riportarsi avanti in queste battute finali, Gori marcato da Di Rocco, deve fare attenzione a non fare fallo, il numero 0 del Meta, la palla sul perimetro, errore, l'errore di Manzutti, palla che supera la linea di ingaggio del ferro, un minuto alla fine della partita, Meta in possesso, Di Rocco, Porfido, ancora nell'angolo per Coronini, ferro, rimbalzo conquistato dalla squadra di coach Mocci, che va a prendersi il fallo, non siamo ancora in bonus, fallo se non ho visto male di Coronini, di Diu, ora sì, ora siamo in bonus. Ovviamente parlo da parte del Meta, lontanissimi dal limite i giocatori della Petriana, sono due falli, 2-1, giocata al limite dei Reali, palla conquistata dal Meta, Porfido all'indietro per Coronini per evitare la pressione, Perez gli rovina addosso Gai e ci fa piacere più che altro che sia di nuovo in campo per lo spettacolo e per il ragazzo che ha giocato una gran partita. E mancano due punti alla Petriana per raggiungere il Meta, ma 14 secondi, palla in mano e cronometro resettato per il Meta. Porfido attacca il ferro! E due punti che possono voler dire partita per il Meta, i due punti in reverse di Porfido, 83-79. Timeout Petriana, 4 punti di vantaggio per la squadra di casa, deve trovare un tiro importante la Petriana nei primissimi secondi dell'azione per poi commettere una serie di falli, cioè almeno due falli nei primissimi secondi dell'azione per mandare il Meta in lunetta. E costruirsi la possibilità di rivoluzionare questa partita negli ultimi 10 secondi. 4
punti di distanza. La Petriana deve andare a segno, se non da tre, almeno da due. Puoi sperare che il meta a un certo punto sbagli e andare a segno nuovamente per pareggiare i conti o per mettere il naso avanti alla fine di questa partita. Ultimi 10 secondi, subito il tiro da tre sbagliato, sono tre tiri liberi, attenzione, attenzione, il fallo di Porfido da tre, in lunetta ci va Guagliardi, la possibilità se li mette tutti e tre avremo 7 secondi di panico al Pala Fabiani. Ma dove lo potete trovare uno spettacolo migliore di questo? Io sinceramente faccio un po' fatica a capirlo. Mentre stiamo parlando, mentre stiamo commentando questa gara, magari sta andando in onda la Serie A, magari sta andando in onda tante cose, ma qui sono 7 secondi e 3 tiri liberi con Guagliardi che sbaglia il primo tiro libero, la palla pesantissima nelle mani del numero 1 della Petriana che mette a segno il secondo, se mette anche il terzo. Adesso c'è una scelta da fare, sbagliare volontariamente il libero per sperare il rimbalzo e mettersi a meno 1, invece la mette dentro e chiama il time out di Rocco. 7 secondi alla fine, 2 punti a dividere le due squadre. Petriana che ha ancora 2 falli da spendere prima di mandare in lunetta la squadra di casa, e questo è un fattore perché intanto il cronometro viaggia e intanto la partita continua ad andare e comunque dovrebbe portare il meta in lunetta con la speranza per la squadra ospite che la squadra di casa sbagli almeno un libero per poi andare dall'altra parte con non so quanti secondi a disposizione per costruire un tiro vincente. È tutto però, tutto rigorosamente ancora da scrivere al Pala Fabiani in questa grande, grandissima partita di basket tra Meta Formia e Petriana Roma. 7 secondi alla fine della partita, 83-81, palla per il Meta, Pala Fabiani che canta, fallo fischiato, 2 secondi però se ne sono andati, il fallo è di Didiu su Rodriguez, la rimessa è per Porfido, adesso la Petriana, a meno che non riuscisse, non riesca, io chiedo anche scusa perché in questi momenti l'italiano va un po' a farsi benedire, a meno che non riesca a rubare palla immediatamente, deve costruire un fallo e lo fa su Coronini, e Coronini a questo punto va in lunetta. Se state guardando questa partita suppongo sappiate già i motivi che hanno spinto la Petriana a fare quello che ha fatto, se vi state chiedendo che sta succedendo provo a spiegarvelo io per sommi capi nella bassezza totale della mia conoscenza in materia, non faccio l'allenatore di basket, faccio il commentatore, ci provo. Coronini deve per la Petriana sbagliare almeno un libero, il primo invece entra e sono 3 punti di distanza delle due squadre, se Coronini mette il tiro è praticamente finita. La Petriana ha fatto fallo nella speranza di avere secondi da giocare e Coronini invece lo mette dentro, 2 su 2, presumibilmente game, set e match per il Meta Formia che vince la battaglia al Pala Fabiani, 85-81, arriva il fischio finale del signor Pierluigi Collura e del signor Silvio Faro di Roma e di Tivoli. Il Meta Formia vince contro la Petriana Roma ed è praticamente fatta per i playoff. La penultima partita, chiedo bene in caso di errore, ma la penultima partita in casa Pala Fabiani, in casa Meta, prima della post season. Coach Di Rocco ha ragione di festeggiare con i suoi a centrocampo perché si sta per chiudere una regular season spettacolare. Intanto si è chiusa una partita spettacolare
sui binari dell'equilibrio totale fino agli ultimi secondi, fino agli ultimi 7 secondi della gara, da Davide Guzzardi e Nicola Dell'Anno. Credo proprio che non ci sia proprio più nulla da dire. Per la cronaca di Metafornia Petriana Roma è tutto, rimanete con noi per le interviste e il post partita, e poi sempre qui per tutti gli appuntamenti con noi, sempre su Telegolfo. Siamo qui con Tirocco e Mannarelli, finita una partita fantastica, noi siamo davvero divertiti sugli spalti, una partita molto equilibrata che si è chiusa con il risultato sicuramente più piacevole per voi, possiamo dirlo praticamente, attenzione, arriva l'interferenza a canestro anche qua, si è praticamente ormai chiuso il discorso playoff, possiamo dirlo, meta che può cominciare a guardare seriamente alla post season di questa stagione che sta quasi per concludersi. Sì, con questa vittoria dovremmo essere matematicamente secondi, ma comunque diciamo che ci teniamo a fare bene nelle restanti due partite perché ci darà energia poi per iniziare bene i playoff. Questa è stata una partita vera, loro avevano bisogno di punti perché stanno cercando di prendere l'ultimo posto disponibile per i playoff, hanno dimostrato di poterci stare perché comunque ci hanno messo in serie difficoltà. Noi alla fine siamo stati sempre avanti, a parte un piccolo calo nel fine terzo quarto, siamo stati bravi a gestire sia la tensione perché un po' ce n'è stata in campo, ma anche poi sia in difesa che in attacco a fare le scelte giuste. Una partita che almeno nelle spalti abbiamo visto seriamente molto equilibrata, la Petriana ha chiuso in vantaggio il primo quarto, però come il Meta è riuscito a mettersi col naso avanti, ha saputo amministrare il vantaggio come gli vediamo spesso fare in casa. È la penultima partita in casa, prima proprio dell'ultima giornata se non ricordo male, ho avuto il supporto di Telecronaca, abbiamo avuto un po' di dubbi al riguardo, la nostra memoria vacilla un po', scusateci, domenica delle palme magari si beve anche un pochino di più a tavola, però un pubblico che come al solito vi spinge in una maniera entusiasmante. Esatto. Pubblico comunque è molto importante perché ci aiuta comunque, ci dà grinta e quindi noi mettiamo il 100% in campo e cerchiamo di fare il nostro meglio. Un quintetto base che oggi ci ha un po' sorpreso nelle scelte, non è stato quello che abbiamo visto solitamente in campo dall'inizio della partita. Quello che ti voglio chiedere è se ci sono dei problemi fisici da parte di qualcuno, se sono state scelte del mister o se semplicemente siamo noi che non ci capiamo niente e veramente tutti possono partire dall'inizio. No, assolutamente. Problemi fisici, nessuno presenta questi problemi fisici. È stata una scelta tecnica del coach, niente di più. Però il quintetto di Volare con Giorgio Di Rocco, Coronini e gli altri è stato davvero, si è dimostrato comunque in grado di poter giocare tranquillamente dall'inizio. Una domanda diciamo non tanto tecnica, nel senso che noi ormai è una stagione che vi vediamo giocare qui, abbiamo preso familiarità con quelle che sono le giocate un po' tipiche della vostra squadra. Oggi abbiamo visto forse un po' meno tecnica, un po' più fantasia. La stagione è quasi finita, come hai detto tu, però non c'era ancora la matematica certezza che si è arrivata ai playoff. C'è ancora da tenere botta in vista della post-season. Ma oggi abbiamo visto comunque un Meta un po' più libero da certi legacci, anche tattici, possiamo dire così. È un segno che la squadra ha assunto ormai dei automatismi talmente forti da potersi permettere in certe fasi della gara di poter andare anche un po' più sul ritmo dell'istinto, dell'emozione, della fantasia? Beh, diciamo che tipicamente noi quando riusciamo a giocare aggressivi in difesa, poi in attacco tendiamo un po' a giocare un po' più sciolti come magari si è visto stasera. È pure vero che in questa parte della stagione le squadre più o meno si conoscono un po' tutte, quindi eseguire certe volte diventa difficile perché le squadre si preparano proprio sui movimenti tipici e a quel punto poi per cercare di dare quel qualcosa in più è normale che viene fuori il talento e quindi un po' l'estro dei vari giocatori. Fortunatamente noi
Nel versante offensivo del campo abbiamo molta varietà, come hai detto tu, e quindi diciamo che ci riesce abbastanza bene. Poi è ovvio che in realtà nelle partite decisive sarà bene alternare questi momenti di libertà a momenti più tecnici di esecuzione, perché quando poi le gambe sono stanche perché è fine stagione, c'è la tensione della partita, diciamo che i campi saranno più difficili, è molto più semplice fare un canestro costruito che un canestro di talento. Mi verrebbe da fare la classica domanda su cosa succederà nei playoff, però mancano ancora due partite e la scaramanzia chiaramente regna sovrana in ambito sportivo, quindi evito e rilancio la palla probabilmente a Peppe Capuano, che sarà molto probabilmente lui nell'ultima gara di casa qui a fare la telecronaca, che non sono sicuro di esserci, spero di sì, perché quello spettacolo di oggi è stato fantastico. In ogni caso bypasso la domanda sui playoff e quali sono gli obiettivi del Meta. Chiedo a te, perché in serie di cronaca, almeno una cosa che io personalmente dico spesso è che vieni messo in campo quando c'è effettivamente bisogno di dare una sveglia alla partita. Sei un giocatore di quelli che gioca a un ritmo differente rispetto agli altri, quindi chiedo un po' anche conferma del fatto di quelle che sono le nostre impressioni, cioè cosa ti chiede magari il mister quando entri in campo. Siamo quasi alla fine della stagione, qual è il contributo che tu e anche gli altri ragazzi che andranno alla panchina, oggi abbiamo visto un Varga praticamente impeccabile dal tiro, anche questa è un po' una novità, però se siete al 100% soddisfatti, arrivate alla fine di questa stagione, e il contributo di tutti, cioè di quello che tutti possono dare di diverso all'interno di questa squadra in una partita. Assolutamente, noi dalla panchina quando entriamo cerchiamo sempre di dare il massimo, intensità, molta intensità, soprattutto il coach personalmente mi chiede velocità, a me, io sono un giocatore a cui piace molto correre, piace stare a ritmi alti, quindi è molto divertente per me. Varga stasera ottima prestazione, anche perché è stato a pranzo da me oggi, quindi ha mangiato bene. Devo consigliare un po' a tutti allora a questo punto. Esatto. Dalla panchina noi ci mettiamo sempre il massimo, intensità, e cerchiamo di fare sempre il meglio. Quindi dal giocatore che dà la sveglia quando c'è bisogno, dal giocatore che dà la fantasia quando c'è bisogno alla partita, se avete bisogno a pranzo a casa di Mannarelli, da qui è tutto, grazie. Ed eccoci qui dopo aver parlato con due dei protagonisti di questa partita, siamo con il presidente. No, si introduca come si deve. Il presidente del Meta Formia Basket, Roberto Tartaglione. Io non sono capace di fare un'introduzione presidenziale, quindi mi affido a lui direttamente. Siamo quasi alla fine di questa stagione, la penultima in casa. La prima domanda che mi viene spontanea è la prestazione ormai globale. Siamo alla fine praticamente di questa stagione, la prestazione di una squadra che io onestamente non so a bocce ferme quali fossero le ambizioni del Meta, ma è arrivata praticamente la matematica certezza dei playoff, una post season da giocare con l'animo sicuramente libero da qualsiasi tipo di investimento emotivo sulla faccenda. Ma qual è il giudizio sul campionato in generale? Beh, oggi più che matematicamente playoff è matematicamente secondo posto. Quindi un risultato che noi a inizio stagione non avevamo assolutamente auspicato, ma man mano che abbiamo giocato abbiamo visto che si poteva fare. E oggi, come Grottaferrata è matematicamente prima, così oggi noi siamo matematicamente secondi. Significa avere una grossa chance ai playoff, perché significa giocare sempre la bella in casa, che non è poco nei playoff di pallacanestro. Solo in caso dovessimo arrivare a scontrare la prima, abbiamo il doppio confronto esterno. Anche perché lei praticamente mi ha anticipato la prossima domanda, perché era proprio sul supporto che questo pubblico riesce a dare alla squadra anche quando il palazzetto non è magari particolarmente pieno come oggi, giustificatissimi perché è un giorno di festa e ovviamente si passa in famiglia, ma era comunque gremito il palazzetto. Viene anche da dire che è facile incitare questa squadra quando fa divertire così tanto come oggi. Sì, sì, anche se oggi abbiamo sudato le sette camicie, perché per la Petriana comunque oggi era l'ultima spiaggia per poter accedere ai playoff e infatti l'hanno giocata fino alla fine. Loro sono una buona squadra, secondo me la classifica che hanno non gli dà giustizia, però durante l'anno hanno un pochino tentennato e quindi adesso si trovano a non credo che siano matematicamente condannati, ma credo che non riusciranno ad entrare nei playoff.
Ah, più che altro, cioè, ci sono degli episodi, spesso noi ormai è praticamente una stagione che siamo qui ospiti della Meta a commentare le partite, e davvero come oggi è capitato al giocatore Gai, quando anche c'è magari un episodio un pochino di... c'è un giocatore che può avere dei problemi anche fisici, come è capitato, anche se poi siamo stati felicissimi di rivederlo in campo nel finale, c'è sempre questo grande applauso da parte di tutto il pubblico, un pubblico correttissimo, io ci tengo a sottolinearlo perché dovrebbe essere la normalità, ma nello sport di oggi diventa quasi una cosa speciale, quindi mi da sottolineare un po' più o meno sempre, sperando di non doverlo sottolineare mai. Quindi adesso, al di là di questo applauso al pubblico da fare del Meta, che a noi ci mette in condizione durante la telecronaca di farci prendere dall'entusiasmo e la faccenda, siamo arrivati alla fine della stagione, c'è una post season da giocare, i playoff sono un altro campionato, questo lo diciamo sempre, si dice dall'NBA alla Serie A1 di basket, dall'Eurolega fino a qui. Quali, io ho evitato la domanda sui giocatori perché mi sembra giusto lasciarli liberi, però adesso sono col presidente e posso permettermi anche di avere un no comment come risposta, ma qual è lo spirito con cui il Meta si approccia a questi playoff? Se c'è anche un pochino di voglia andarsene magari a vincere? Allora, il no comment non rientra nelle mie risposte, quindi io la do comunque una risposta. Però molto politicamente dirò, noi daremo il massimo in questi playoff. Poi se viene qualcosa di buono siamo qui e ce lo prendiamo tutto, e credo anche che, tra virgolette, ce lo potremmo anche meritare, quindi noi daremo il massimo, comunque daremo il massimo. Arrivare secondi è una cosa importantissima, come ti dicevo, avere il pubblico dalla nostra parte è una cosa importantissima, perché noi stiamo riuscendo a riempire questo palazzetto che ormai non si riempiva da anni, e quindi noi daremo tutto, poi se viene, noi siamo qui e ce la prendiamo tutta. Anche perché c'è grande entusiasmo, tanti bambini a seguire la partita, è davvero, cioè, un invito un pochino a tutti, perché è davvero bello stare qui a guardarsi la partita. Per chiudere proprio in ottica playoff, ma anche nel giudizio complessivo della stagione, oggi, commentando anche con i ragazzi che hanno giocato, c'è stato un quintetto base un po' diverso rispetto al solito, chiaramente mi hanno spiegato apposta per la partita di oggi, ma quanto è bello, quindi lo chiedo a lei, perché è stato chiaramente preso in prima istanza per quello che riguarda la costruzione di questa squadra, avere una squadra con tanti giocatori così diversi, da Mandarelli a Di Rocco a Varga, a Perez, a Rodriguez, che hanno la possibilità ognuno di dare l'approccio giusto per quello che serve in quel momento della partita. Ma guarda, allora, una squadra, noi abbiamo costruito la squadra con coach Di Rocco in modo da poter affrontare bene questa stagione, siamo arrivati a questo punto, adesso, come hai detto tu, inizia un nuovo campionato e bisogna essere il meno scontati possibile. Quindi bisogna iniziare a provare qualcosa, perché se continuiamo a giocare come abbiamo giocato in tutto il campionato, abbiamo già incontrato tutte le squadre già due volte, e quindi bisogna iniziare a provare qualcosa. Abbiamo avuto la fortuna, ecco, di avere una tranquillità, di essere abbondantemente nei playoff già da diverse giornate. Con oggi abbiamo concluso proprio che più di così non possiamo andare, quindi bisogna provare qualcosina di nuovo per i playoff. Quindi imprevedibilità, consapevolezza e costanza, in attesa poi dell'ultima gara giocata qui alla Palo Fabiani, che ci auguriamo sarà una festa generale un po' per tutti. Noi ringraziamo il presidente e grazie. Grazie a voi, grazie e buona serata.